Di personale nell'organico della Polizia Municipale è ormai cronica e lo dimostrano gli atti. Continue richieste di mobilità esterna. Si fa uso di associazioni di volontariato, non abbiamo nulla contro le associazioni di volontariato, però le associazioni di volontariato lavorano e noi siamo qua a casa, non riusciamo a fare più di 2 mesi di servizio. Ma quindi qual è la vostra storia? Voi oggi siete qui perché? Noi chiediamo all'amministrazione che ci proroghi il nostro contratto. Noi avevamo preso anche verbalmente degli accordi con l'amministrazione che ci avevano detto avremmo lavorato per più di 2 mesi. L'11 agosto abbiamo trovato il contratto redatto per soli 60 giorni. Intanto l'11 agosto abbiamo firmato perché è un periodo in cui non c'era con chi dovevamo parlare, non c'era nessuno. Però adesso noi rivendichiamo i nostri diritti. Tutti ci dicono che abbiamo ragione, però nessuno vuole risolvere la cosa. Dietro di noi ci sono le nostre famiglie e ci sono vite di persone che hanno sacrificato 6 anni, perché è dal 2010 che noi rincorriamo questa cosa. 6 anni della nostra vita. E parla di un concorso? È un concorso che è stato bandito nel 2010. E l'esito di questo concorso è qua. 3 persone sole hanno vinto un concorso con ben 9 aree disciplinari e tematiche. Difficilissimo. Quindi qui ci sono i risultati di un concorso a cui hanno partecipato più di 1500 persone. Qua. Bagarella, Barrera e Lopresti. Abbiamo dovuto fare ricorso al TAR che ci ha dato ragione, abbiamo vinto il concorso. Quando? Nel 2013 è arrivata la sentenza, quindi avremmo sperato che le carte adesso sarebbero camminate in maniera pulita. Invece non riusciamo a lavorare, non riusciamo a fare più di 2 mesi. Dal 2013 al 2016 abbiamo fatto quante stagioni? Due. 4 mesi di lavoro. 4 mesi. Ma non continuativo. Era per dei posti a tempo indeterminato. A tempo determinato. Ah, okay. Però nel nostro bando di concorso era specificato che avremmo potuto lavorare anche in altri periodi dell'anno. Era abbastanza. I nostri colleghi di Vittoria che hanno fatto lo stesso concorso lavorano da parecchi anni, noi non siamo riusciti a partire. Quindi dell'amministrazione non vi ha voluto ricevere nessuno? Solo il vice sindaco ci ha ricevuto, che ci ha detto che ci avrebbe dato risposte, ma non abbiamo ancora. Questo quando? Lunedì pomeriggio. E lunedì mattina avevamo chiesto l'appuntamento al sindaco? No, stamattina non ci ha ricevuto nessuno, fino adesso. Alle 12 meno un quarto. Sì, ci ha visto, è passato, però non si è fermato. Quindi l'amministrazione è passato, non l'amministrazione è dal 2010 che ha le carte sul tavolo. L'amministrazione è passata, non vi ha dato conto in nessun modo. Nessuno si è avvicinato per conto dell'amministrazione, non abbiamo ricevuto nessuna parola di conforto, se così si può dire.